La Gesam Gas che vola a Cagliari sa che contro il Cus si giocherà molto del proseguo del girone di andata. La battuta d'arresto per molti versi inaspettata contro San Martino di Lupari ha di fatto caricato di nuove responsabilità al gruppo di diamanti. La squadra si è ben distinta in più di un'occasione in questo inizio di torneo, facendo dimenticare a tratti che nell'anno della ricostruzione si chiedeva all'americana in primo luogo di essere i punti di forza dell'attacco biancorosso, con l'obiettivo di far maturare durante la stagione dei giovani a disposizione. Invece la sfortuna ha fatto sì che Guaida non abbia giocato un solo minuto e perdersi sia fuori da 3 giornate. E salvo la certezza di non incappare in una ricaduta, dovrebbe stare a riposo anche in Sardegna. Eppure, eccezione fatta per le gare contro Schio e Ragusa, la Gesam Gas ha dimostrato di potersela giocare contro tutte, nonostante le pesanti assenze. È proprio per questo che Crip e compagni vogliono a tutti i costi la vittoria a Cagliari, perché sanno perfettamente che la fortuna a livello di infermeria tornerà e che il momento di stringere i denti e prendersi punti pesanti è proprio adesso. Di contro il Cus, che per molti versi è costruito come la società lucchese aveva pensato rosso e biancorosso in estate, sa di avere a portata di mano questo scontro diretto. Lucca aveva il compito di arginare le due ragazze stelle strisce, Liston e Taylor, giocatrici simili nel fisico, molto diverse nel gioco. Con la prima che ha nel tiro da 3 punti una delle maggiori forze, 48% dalla lunga distanza su 64 tentativi, la seconda che fa dell'atletismo sotto canestro una delle carte in più da giocarsi. Taylor ha realizzato però solo 1 punto nelle ultime 2 gare, giocando solo 20 minuti. Dalla panchina si alza Milica Mikovic, poco convincente l'anno scorso a Ragusa, super in questa stagione a Cagliari, dove sta viaggiando ad oltre 15 punti di media. Assieme a lei, coach Restivo può contare sull'esperienza in cabina di regia dell'ex biancorossa Agnese Soli, del capitano Cinzia Arioli e dei centimetri dell'italo-americana Emily Correal. Insomma, una formazione davvero temibile che Lucca dovrà affrontare facendo tesoro degli errori commessi contro San Martino di Lupari. Andare ancora sotto a rimbalzo produrrà certamente un'altra sconfitta. Attenzione poi alla gestione dei falli, l'altra grande lacuna vista settimana scorsa al Palatagliate. Palla 2 domani alle ore 18 arbitreranno per Ciavalle, Yang Yao e Mottola.